We only get one life like this. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo secondo appuntamento. Oggi parleremo di abbigliamento snowboard, frammiamo il porno. Vi ricordo che i consigli che darò sono assolutamente personali a titolo di amatore, non mi prenderò nessuna responsabilità in caso di disastro. Partiamo subito con i primi consigli non richiesti. Sigla! Sto cazzo! Le questioni che vengono poste più frequentemente sono: come faccio a risparmiare? Vestiti da sci vanno bene anche per lo snowboard? Cercherò come al solito di non addentrarmi troppo nel tecnico, però alcune premesse dobbiamo farle subito. Cosa è importante? Stare al caldo, soprattutto stare asciutti. Qualità di un capo quali sono da guardare? La traspirazione e l'impermeabilità. Per quanto riguarda l'impermeabilità, i valori sono espressi in millimetri d'acqua. Sopra ai 10.000 mm un capo viene già considerato impermeabile. Il mio consiglio è quello di non andare mai sotto questo valore. La traspirabilità invece è espressa in grammi al metro quadrato. Dobbiamo sempre a controllare che i capi che prendiamo abbiano la descrizione appunto dei millimetri d'acqua che sopportano. Partiamo subito dal basso, potete mettervi le calze della nonna, ci sono le calze tecniche, in caso potete anche usare le calze con cui vi sentite comodi, perché siano un pochettino spessi, non troppo, non mettetevi dei calzettoni esagerati perché così state al caldo, dovete comunque mantenere una certa sensibilità poi sono nello scarpone, abbiate solo l'accortezza di tenere delle calze lunghe in maniera che escano fuori dallo scarpone e vi evitino lo sfregamento dell'inizio dello scarpone sul polpaccio, vi dà una protezione in più. I pantaloni da snowboard, a differenza dei pantaloni da sci, dovrebbero essere un po' più robusti, passerete molto più tempo con il sedere per terra o le ginocchia per terra. Che cosa guardare nei pantaloni? Parte sotto abbiamo la ghetta che evita che entri la neve da sotto, ai ganci per attaccarli agli scarponi, salendo cerchiamo di avere questa apertura all'interno delle gambe o sull'esterno a livello del ginocchio e che l'apertura abbia una retina, che non sia finta, cioè che non sia che vi lascia veramente scoperti, ma che abbia una rete all'interno in maniera che potrete ventilare nel caso facesse troppo caldo. Cercando di rispettare i nostri gusti, vi consiglio di prendere qualcosa che abbia molte tasche. Cerchiamo di guardare che le tasche siano cernierate, meglio se nastrate. La cerniera nastrata è differenza ha una parte siliconica che va a chiudere anche la cerniera ancora più ermetica, ma non è fondamentale. Soprattutto le tasche dietro, dove io personalmente tengo il portafogli, questi ad esempio che sono i miei, hanno soltanto il velcro ed è una pessima cosa, la neve entra, non è il massimo. Nella parte sopra io l'ho tolta, di solito c'è una ghetta anche qui removibile, non è che c'è in tutti i pantaloni, in ogni caso ce l'avrete anche nella giacca, quindi non preoccupatevi. I pantaloni, come le giacche, possono essere monostrato, doppio strato, triplo strato. Il monostrato sicuramente è quello che vi fa risparmiare di più. Per quanto riguarda la parte bassa, abbiamo i pantaloni sopra che saranno un monostrato, un doppio strato leggerissimo, quindi con un'imbottitura leggerissima, e sotto obbligatoriamente, a meno che non sia estate, e dovrete mettere una calzamaglia. Potete prendere mistolana, va benissimo, se volete qualcosa di più tecnico, ma se volete risparmiare, se abbiamo i pantaloni con le cerniere che ci permettono di areare la parte sotto, è difficile che suderete mai dalle gambe. In generale io vesto piuttosto largo, se comunque voi apprezzate di più un pantalone più aderente, ricordatevi sempre di mantenere un certo margine per questo. Cazzo è il paraculo, facciamo vedere la marca, tanto non è che mi sponsorizza nessuno, That's Pads. L'impressione è proprio di una cosa posticcia, ma vi assicuro che funziona veramente benissimo, ha una parte rigida e una parte di più morbida all'interno, bisogna abituarsi un po' in seggiovia, però io lo trovo meno fastidioso dei classici pantaloncini protettivi, infatti non li ho mai usati. Invece questa è una placca unica, sì, sembra di essersi cagati addosso, però alla fine col tempo ci si fa l'abitudine. Pregio di questa cosa qui, che potete metterlo e toglierlo comodamente anche senza togliervi i pantaloni, e questa è una cosa che veramente vi consiglio. Ho avuto dei pantaloni triplo strato, comunque avendo le aperture, anche se sono dei pantaloni pesanti, si riescono ad usare anche nella parte primaverile della stagione senza problemi. La cosa bella dei pantaloni triplo strato
è che sotto praticamente siete nudi, quindi non avete bisogno della calzamaglia e la sensazione è proprio quella di libertà generale. Il problema sta nel prezzo, facilmente arrivate sulle 300 euro. Un paio di pantaloni sopra i 10.000, colonne d'acqua, monostrato, comunque state sui 150 euro. Avete intenzione di fare sci alpinismo, quindi avete bisogno di un imbrago, invece optate comunque per una cosa più slim possibile, perché l'imbrago col cavallo basso dà fastidio. Per quanto riguarda i pantaloni da discount, sì, ma per stare in baita, cioè non per andare in baita. E siamo alla giacca. Un bel giubbotto. Per la giacca vale la stessa cosa dei pantaloni, quindi le colonne d'acqua cerchiamo sempre di stare sopra i 10.000, che questa qui è una via di mezzo tra un doppio strato e un triplo strato. È già una giacca che non mi ricordo quanto ho speso, ma sicuramente sopra i 200 euro 250 euro. La giacca avrà laghetta in qualsiasi capo, anche se cercate di risparmiare. Laghetta, soprattutto questa, è fondamentale. Anche per quanto riguarda la giacca, cerchiamo di avere più tasche possibili, controlliamo sempre che le tasche siano cernierate. Il difetto ad esempio di questa è di non avere tasche interne, e la tasca più importante non è una buona cosa. Apertura sotto le ascelle, anche qui apertura, controlliamo che ci sia la retina, anche se è già meno fondamentale che nei pantaloni. Alcune giacche hanno già al loro interno i segnalatori, ad esempio il recco è quello che viene usato di più, se c'è meglio. Questa è un 15.000 grammi metro per quanto riguarda la traspirabilità, quindi è già una buona traspirabilità. Se invece vogliamo risparmiare qualcosa, giacca monostrato, quindi avrete una giacca come questa, che ha soltanto appunto la retina come per i pantaloni. Una giacca così sicuramente ve la cavate anche qua sulle 150 euro. Stare sotto non è impossibile. Altra cosa che vi consiglio assolutamente di guardare nella giacca, sicuramente va a gusto personale, ma io da quando ho trovato una giacca che li aveva non li ho più mollati, tanto che su questa giacca qua li ho fatti mettere, sono le manichette, cioè questa parte che è attaccata alla giacca, voi la mettete sotto i guanti, perfetta per non far entrare la neve nella manica. Se abbiamo scelto il monostrato come giacca, personalmente metto una maglietta sotto il più traspirante possibile. Importantissimo non mettere magliette di cotone o cose del genere, perché veramente vi trovereste marci a metà giornata. In un posto in cui fa freddo vuol dire automaticamente avere freddo, raffreddarsi prima. Sopra possiamo mettere un micro pile, qualcosa di magari un po' spesso. Se vi piace il maglione di lana tipo Natale anni 90, possiamo anche indossare uno di quello, magari con una maglietta sotto. Se vi dà fastidio la lana, scegliamo una maglietta a maniche lunghe. Cercate di evitare felpe, lo so, fa figo avere la felpa, ma la felpa va bene in park d'estate, d'inverno la felpa, e stiamo sempre parlando di cotone o materiali simili, quindi si inzuppa. Un'altra cosa da guardare nella giacca: la giacca ha il cappuccio, controllate, ci sono i cappucci per il casco, i cappucci che non, in cui il casco non ci sta. Se volete tirare sul cappuccio avendo il casco, dovete comprare una giacca che abbia un cappuccio che ve lo permette. Un discorso a parte andrebbe fatto per i gusci: giacche, pantaloni sempre monostrato, ma con una traspirabilità e impermeabilità altissimi, quindi possiamo trovare quello che a noi sembra una giacca vento che ha il prezzo di 500-600 euro. Non entreremo di più nella questione dei gusci, perché il prezzo è veramente esorbitante, a meno che non siate dei semiprofessionisti. Il guscio, appena sopra la giacca, il maglioncino di lana, vi consiglio di mettere un paracollo, che all'occorrenza potete usare anche come mezzo passamontagna, se non volete avere il passamontagna intero. Oddio, mi si stanno appannando gli occhiali, non vedo un cazzo. Evitate come la peste quelli in seta e in cotone, si bagnano tantissimo. Uno, non vi lasciano respirare. Due, si ghiacciano in tempo zero, quindi negativo. Salendo ancora più su, io uso un passamontagna leggero, anche questo di un mistolana. Mettete qualcosa di sottile, perché ovviamente dovrete usarlo sotto il casco, e anche se vi sembra leggero va benissimo, tanto vi serve esclusivamente come protezione dal vento.
E dunque eccoci ai guanti. Abbiamo guanti corti, guanti da freeride, che sono un po' più lunghi, quelli che io uso di solito, che sono quelli più corti. Li trovo decisamente più comodi. Avendo la manichetta dentro la giacca non ho il problema che qua mi entri neve. È in Gore-Tex. Il Gore-Tex è un bellissimo materiale, ma ha il problema, soprattutto con lo snowboard, noi abbiamo tanto le mani per terra. Soffre sfregamento sul ghiaccio, quindi sulla pista ghiacciata un paio di guanti in Gore-Tex ci mettono pochissimo ad aprirsi. È inutile spendere delle belle cifre, perché i guanti in Gore-Tex comunque costano, e ritrovarsi poi a metà stagione con tutte le punte delle dita bucate come i barboni. Intelligentemente, non diciamo la marca, l'innominabile, quella che tutti sappiamo, hanno messo la parte del palmo in pelle. Sembra una minchiata. Invece ho notato che dura. Io le mie 2-3 stagioni le faccio, quindi per un guanto non è male. Io uso guanto leggero anche quando devo andare in fresca, ma ci sono appunto i guanti lunghi, ovviamente vanno messi sopra la giacca, il cordino poi ve lo chiude sopra la giacca, sicuramente siete ancora più ermetici. Hanno anche i taschini per la saponetta riscaldata. Questo guanto ad esempio ha 2 guanti, quindi avete il primo guantino leggero. Notare che ho preso il guanto e il guantino diversi, quindi non ve lo posso far vedere. Ecco. Questo laccetto serve ovviamente da mettere sul polso, e nel caso in cui noi ci togliamo il guanto rimane appeso. Non fate come Lore che continua a perdere i guanti dalla seggiovia. La differenza tra lo sci e lo snowboard appunto è che siamo tanto con le mani per terra, quindi ci vanno dei guanti sicuramente più robusti. Se avete qualcosa in più da spendere, spendetelo sui guanti. Io indosso anche un paraschiena. In realtà il paraschiena, quello snowboard, a meno che non facciate salti, se andate in park ovviamente vi serve. Se andate in pista il paraschiena, se dovete stare senza, piuttosto state senza il paraschiena, ma non state senza il paraculo. Io personalmente non uso lo zaino a meno che non debba fare fuori pista, ma se siete alle prime armi, uno zainetto, cercate di avere qualcosa di piccolino, non troppo ingombrante, perché sennò quando salite sulla seggiovia lo zaino ve lo faranno mettere davanti. Questa è una cosa da ricordarsi, perché avere uno zaino grosso, sì, ci potete mettere un sacco di cose, perché che cazzo ci metti, però è una menata perché ogni volta dovete spostarvelo davanti in seggiovia. Portatevi uno zaino in cui mettere possibilmente dei guanti in più, un paio di guanti in più di riserva, in maniera da avere comunque un sostituto nel caso in cui veramente i guanti diventino troppo bagnati. Cosa fondamentale, il casco per la capoccia. Non ci ho messo tanto a capire che era meglio mettere il casco. Capisco che stare senza casco col berretto fa tanto pro. Se avete la possibilità, ovviamente il casco provatelo, soprattutto quelli economici non ci sono molte possibilità di regolazioni. Se potete, portatevi, quando provate il casco, portatevi anche la mascherina. Dobbiamo cercare di vedere che una volta indossata col casco ci dia il meno spazio possibile qua. Il frisco dà un po' fastidio, quindi più la mascherina è adiacente al casco, meglio è. Abbiamo caschi di tutti i prezzi, ci sono anche qui MIPS, tutto quanto. Potete anche risparmiare su una roba cinese, no, cercate sempre un casco comunque omologato, però ci sono caschi omologati, non della marca famosa, e alla fine non vi costano uno sproposito. Fondamentale il casco, ragazzi. I 4 di voi che seguono il mio vlog sanno già che io ho un debole per le mascherine, cioè sputtano soldi per le mascherine a manetta. La classica domanda che mi viene fatta è: posso usare le mascherine da mountain bike, da cross, per andare sulla neve? Sono uguali? No, non sono uguali, manco pol cazzo. Il mio socio Mir che mi piglia per il culo quando mi deve prestare la sua mascherina da 5 euro, mentre io con maschere da 250 euro mi ritrovo ad avere sempre qualche problemino di troppo. Una maschera da motocross, come ad esempio potrebbe essere questa, ha una lente sola. Per bella che sia, ha comunque una lente sola. Questa maschera qui ha 2 lenti con uno spazio in mezzo. Questo serve per non avere appannamenti. In condizioni normali anche questi non si appanneranno, quindi potete usarli. Non potete pensare di avere la stessa prestazione di un occhiale concepito apposta per quello. Quelle da snowboard comunque devono proteggervi dai raggi UV, che in montagna sono chiaramente superiori, e soprattutto dalla rifrazione solare che hai sulla neve. Se
avete volete usare una maschera da motocross, cercate quantomeno di avere una maschera un po' più scura del normale. Io ad esempio mi sono comprato questa per le giornate scarsa visibilità, trasparente, lente quasi trasparente, maschera assolutamente nera per quanto riguarda le giornate di pieno sole. L'unico problema è che a fine giornata entrerete nelle zone d'ombra, non vedrete una beneamata cippa. Una delle ultime soluzioni sono gli occhiali tutta lente. La lente è removibile, qua con due levette, la lente è removibile, si tratta sempre comunque di una lente doppia. E abbiamo lente chiara, lente più scura. Non ve li consiglio perché costano una fucilata e soprattutto gli occhiali come questi praticamente non hanno una montatura classica morbida come questa. Per avere la lente il più grande possibile hanno una montatura rigida. Sono molto più delicati degli occhiali normali. Quanto spendere? Io ho visto maschere della snowboard che hanno 20 anni probabilmente come design. Sono ancora fighe, costano pochissimo e sono una garanzia. Quindi sull'occhiale potete risparmiare, ma cercate di prendere un occhiale da sci. Sicuramente in questo eterno video mi sarò dimenticato qualcosa di fondamentale, quindi se ve lo ricordate suggeritevelo voi. Qui chiudiamo questo secondo appuntamento. La prossima volta parleremo, non si sa, di freeride leggero, di come iniziare a fare freeride, di cosa uso io per fare freeride, di cosa vuol dire per me. Bene, adesso vi lascio che devo finire di fare una cosa. Ciao! Ah però... We only get one life like this.